Benvenuti o bentornati amici del Leone, qui è Karma Rossa. Allora, vediamo questa luna che cosa porta. Energia generale per il Leone. Generale per il chiarimento di quell'energia, perfetto. Oh, bene, bene. Una carta sola, grazie. Allora, con questa luna il leone comincia a chiedersi perché io non sono felice. Domanda molto interessante. Allora, abbiamo visto che ci sono stati dei mesi in cui il leone sembrava riprendersi, però magari si teneva legato ad una persona nel passato, aveva delle difficoltà a far partire varie situazioni. C'era sempre, insomma, un peso, qualcosa che lo teneva ancorato, non dico a terra, ma sottoterra probabilmente. Eccolo qui che però arriva il momento del dunque. E le domande che Leone si fa ora non sono più delle paranoie mentali, no? Non sono più delle insicurezze, sono voglia di risposta. E posso dirvi che questa risposta arriverà. Però passerà attraverso una serie di autoanalisi che prenderà in considerazione molti aspetti della vostra vita, prima da un punto di vista superficiale e poi più profondo, cioè vi chiederete: questa cosa che c'è nella mia vita mi serve? La prendete in mano, la guardate, forse, però nel dubbio la buttiamo via. C'è proprio voglia di rigenerarsi, di smetterla di sentirsi sempre con un peso addosso. Per cui c'è un leone che rinasce con questa luna. Forse non noterete gli effetti con questa luna, ma dopo. Però posso dirvi, l'insoddisfazione che sentite finalmente comincerà ad avere una forma e una faccia, non perché sarà imputabile a una persona in particolare, o magari sì, però quello che voglio dire è che avrà una forma definita, non sarà più un malessere interiore, insonnia, ripensamento, sensi di colpa, qualunque energia negativa vi portavate dentro. Viene esternata invece e viene incanalata in maniera positiva, c'è assolutamente una chiarezza che diventa la vostra forza, la vostra spada in questa battaglia ed è una chiarezza interiore soprattutto su una domanda. Non solo perché sono felice, ma che cos'è nella mia vita che io reputo essere successo, reputo essere abbondanza. È da qui quindi che nasce poi l'esigenza di andare a vedere ogni singolo aspetto della vostra vita per rendervi conto che probabilmente molte delle situazioni o dei pensieri o delle persone, delle cose di cui vi siete circondati o che avete attorno adesso non corrispondono per nulla all'essenza di quello che voi reputate essere il vostro successo. C'è dell'abbondanza che vi aspetta, però per arrivarci dovete prima riuscire a vederla con la mente, diciamo. Quindi molta autoanalisi, molta. Cioè, c'è proprio il momento in cui si fa finalmente una breccia sul muro, diciamo, e si vede la luce alla fine del tunnel. Inizia con questa luna, finalmente. Allora andiamo a vedere poi l'amore.
Per cui vi dico, probabile che di qui in poi vi possiate aspettare cambiamenti nel lavoro o nei rapporti interpersonali o questo rivalutare può andare a vari livelli, ve l'ho detto, può essere veramente che partiate da cose molto superficiali e andate a vedere fino al pelo nell'uovo. Ci sta perché io credo che abbiate accumulato fin troppe cose inutili fino ad adesso. Allora, vediamo l'amore per quelli che si ritengono impegnati, leoni che si ritengono sentimentalmente impegnati. Leoni che si ritengono sentimentalmente impegnati. Ok, sì, potrebbe essere che gran parte dell'energia di cui avrete da lavorare in questa luna sia l'amore, l'amore romantico. Perché potrebbe essere che molti di quelli che sono in una relazione fissa non ce la facciano più a vivere una relazione di forse incoerenza, forse imparità. C'è sempre uno dei due che dà di più e l'altro che riceve e basta. Non stiamo qui a indagare per i motivi, però è una situazione che non permette mai di raggiungere della stabilità e non dà mai al leone il senso di pienezza. Per cui il leone ne ha abbastanza e è giusto che smetta di tenere duro. D'altra parte potrebbe anche essere che sia speculare che il leone si renda conto di trattenere in un rapporto non soddisfacente per le proprie incapacità una persona che sta portando il peso di tutti e due. Quando io faccio una lettura generale, non escludo che le letture vedano delle energie che potrebbero essere riferite tanto a chi ascolta e che è del segno di cui parlo, quanto a chi non è del segno ma ascolta comunque quella lettura perché c'è qualcuno a cui è interessato che è del segno. Quindi è sempre, può essere speculare. Allora, per chi invece si ritiene single, i leoni che si ritengono single. I leoni che si ritengono. Oh. Ok. I leoni che si ritengono single. Anche qui vedo molto, molta introspezione, molto pensare. Credo che però non ve le sentiate di andare a impantanarvi con l'amore. È una questione quasi scabrosa al momento, perché non vi sentite proprio l'energia interiore che vi possa dare la capacità di impegnarvi con qualcuno. C'è bisogno proprio di staccare in questo momento. Rapportarvi con qualcuno romanticamente parlando potrebbe ora decurtare le vostre energie interiori. È questo ciò che sentite e quindi preferite un po' isolarvi in questa luna, stare da soli. È una cosa che vedo molto 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 comune nei segni fatti fino ad adesso. Calcolate che io vado da Pesci in poi in ordine, quindi già metà dei segni hanno questa caratteristica con la questione single, cioè c'è tanta energia di questo tipo, quindi penso proprio che la luna avrà un'influenza molto grande. Allora, questa era la vostra lettura, vi ringrazio, vi abbraccio tutti quanti e noi ci vediamo con le prossime letture. Qui è tutto, da Karma Rosso, ciao ciao!